condividere le destra, queste. Ok, vedete da casa? Un cenno? Sì, Ottimo, vediamo. benissimo. Allora, cominciamo. Come dicevamo all'inizio, quando abbiamo iniziato a pensare a questa seconda formazione, l'idea era di chiudere il cerchio aperto con la formazione sulla protezione internazionale, perché era stata quella più, diciamo, modificata dal primo decreto, il cosiddetto decreto Cutro, il DL20, no? Che poi è stato convertito in legge a maggio. Ma nel frattempo, diciamo che c'è stata una vera e propria rivoluzione copernicana, e quindi, come dicevamo, appunto, proveremo a rispettare il programma e quindi cercare di capire anche a partire da quel decreto come era stata modificata la normativa sul tema di immigrazione. Quindi, quando parliamo di immigrazione, parliamo principalmente di ingresso e soggiorno sul territorio, che non sia relativo all'eccezione principale del nostro ordinamento, ce ne sono altre, che è quella che è rappresentata dalla protezione internazionale. Perché dico eccezione? Perché, come noi sappiamo, oggi ce lo ribadiamo, noi abbiamo un sistema di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno. E poi, ovviamente, per rendere quel sistema costituzionalmente accettabile, abbiamo tutta una serie di eccezioni che ci dicono in quali situazioni dobbiamo derogare alle norme standard dell'ingresso e soggiorno per fornire comunque la possibilità ad alcune persone di rimanere sul territorio. E l'eccezione principale, evidentemente, è quella della protezione internazionale, perché sono persone che, a prescindere dalla modalità con cui entrano, poi dovranno, potranno, de devono poter rimanere sul territorio. Poi adesso vediamo con l'accordo d'Albania questo come si declina, devono poter rimanere sul territorio a cercare di far analizzare la propria situazione individuale e poter rimanere se questo è quello che la legge garantisce loro, cioè la protezione. E quindi appunto l'idea di fare una panoramica tornando un po' un passo indietro rispetto a quello che cosa è stato modificato con riferimento invece ai normali, alle normali procedure di ingresso. Quando abbiamo poi appunto poi provato a declinare questa formazione un po' più nel concreto a settembre, come vi dicevo, avevamo già una panoramica che si è ulteriormente arricchita di, aspettate che lo metto forse come presentazione che si vede meglio. Vediamo, funziona, l'ho visto prima, ci mette solo un po'. Che si è appunto molto arricchita e che si continuerà ad arricchire, perché siamo ancora in una fase di decreti ancora in attesa di conversione. Per cui innanzitutto cominciamo a vedere questo continuo proliferare di norme che è stato questo, che ha caratterizzato questo 2023, un po' per orientarci anche sui pezzettini che sono stati aggiunti qua e là e cercare di capire il puzzle un po' come si compone. Noi abbiamo cominciato con il decreto legge 1 del 2023 quest'anno, cioè il primo decreto legge di questo governo è stato quest'anno dedicato all'immigrazione, il cosiddetto Piantedosi 1, che non era quello che abbiamo visto l'altra volta, il DL20, ma quello che l'aveva preceduto e che rispondeva a quella che è stata in quel momento l'emergenza, secondo il governo, di dover regolare la materia del soccorso in mare. Quel famoso decreto con cui si è proceduto a riorganizzare la materia delle sanzioni alle organizzazioni non governative che fanno soccorso in mare, che in virtù di quel decreto, a partire da gennaio del 2023, continuamente hanno un controllo sull'attività di soccorso che svolgono e anche possibili sanzioni. Molte sono state le sanzioni che da quel decreto si sono succedute nel tempo e molti fermi delle navi che in questo periodo, appunto, l'ultima è stata quella di Mediterranea, Saving Humans, che è stata fermata proprio in ragione della volontà espressa del capitano di non voler avvertire le autorità libiche, per esempio, durante il soccorso. Quindi un primo intervento d'urgenza è stato dedicato al soccorso in mare. Questo perché sempre nell'idea, ce lo siamo detti anche l'altra volta,
quella gestione di quel flusso dal punto di vista mediatico è sempre stato un momento in cui il governo, i governi che si sono succeduti cercavano un po' di delineare l'impostazione con cui poi avrebbero gestito i flussi. In realtà poi ve lo anticipo, perché per me quello che vedremo oggi in realtà è molto rivoluzionario in senso contrario, si è fatto una informazione mediatica proprio a partire dal decreto Piantedosi 1 molto importante sul fatto che questo governo intendeva fermare i flussi, e l'ultimo tassello è quello dell'accordo con l'Albania, ma parallelamente, lo vedremo oggi, le norme dell'immigrazione sono cambiate così tanto e così profondamente che è stato completamente stravolto l'impianto del cosiddetto decreto flussi, per cui oggi è molto più facile, lo vedremo, entrare per lavoro sul nostro territorio e poter garantire un soggiorno, un ingresso di lungo periodo. Poi cercheremo di capire in ogni modo che cosa questo significa. Al decreto Piantedosi 1 è succeduto quello cui abbiamo fatto la formazione l'altra volta, che è appunto il decreto 20 del 2023, che tutti ricordiamo come decreto Cutro, perché è stato fatto due giorni dopo il naufragio davanti alle coste della Calabria, che poi è stato convertito a maggio del 2023. A questo sono seguite una serie di altre norme che però, a differenza di quelli precedenti, non avevano come oggetto chiaro l'immigrazione o principale unico l'immigrazione, ma avevano la riforma di altri settori, e dentro queste riforme si inserivano molto spesso altre riforme di altri passaggi del diritto dell'immigrazione. In particolare mi riferisco al decreto legge 75 del 2023, che poi è stato convertito nell'agosto del 2023, che aveva ad oggetto la riforma della pubblica amministrazione. In questo c'è la grande riforma relativamente ai flussi, gli ultimi passaggi relativamente ai flussi che erano stati cominciati col decreto Cutro, quindi una grande innovazione sull'ingresso per lavoro. Vi è la legge 103 del 2023, che è una legge europea annuale che noi facciamo ogni anno per quando abbiamo da adattarci, benvenuta al ZOC, da adattarci alle normative europee, e su questo c'è un'altra riforma che è passata abbastanza sotto traccia, ma che sarà una riforma impressionante del diritto dell'immigrazione, che è quella con riferimento al regolamento ETIAS, di cui vi dirò a brevissimo, e poi altri due decreti. Un decreto che era relativo al rilancio dell'economia del Mezzogiorno, che è stato appena adesso convertito in legge, la cui conversione in attesa di pubblicazione, che al cui interno, nel rilancio del Mezzogiorno, sono state inserite le norme sul trattenimento delle persone straniere, trattenimento che oggi torna ad essere una misura importantissima a livello simbolico, perché si passa di nuovo ad un trattenimento che può essere prorogato. Voi sapete, una persona che viene trattenuta in attesa di espulsione, parliamo sempre di trattenimenti ai fini dell'espulsione, quindi non un trattenimento di qualcuno che ha commesso un reato, ma di qualcuno che non ha rispettato le regole amministrative sul soggiorno. Questa persona può essere espulsa. Nel momento in cui deve essere espulsa e non è possibile operare coattivamente l'espulsione, e si deve attendere il mezzo, l'ottenimento del titolo di viaggio per viaggiare, le ragioni possono essere molte, a determinate condizioni quella persona può essere trattenuta in un centro che oggi i nomi anche questi cambiano continuamente, oggi si chiama centro per il rimpatrio, e che oggi passa ad essere una detenzione, quindi amministrativa, di una persona che non ha commesso reati, che torna ad essere estremamente lunga, fino a 18 mesi. 18 mesi che ovviamente torneranno ad essere, a mio parere, una questione anche di ordine pubblico, perché 18 mesi noi li abbiamo già visti essere un tempo lungo di trattenimento nei momenti più acuti
delle rivolte nei centri di detenzione. Noi a quel momento, per esempio, risalgono le rivolte nell'allora CIE di Bari, dove ci furono appunto delle rivolte così gravi che ci furono i procedimenti penali, con addirittura l'assoluzione dei rivoltosi, perché le condizioni, la lunghezza del trattenimento per il giudice penale giustificavano la rivolta, no? Però è una questione grande di tenere tante persone in un centro di detenzione fino a 18 mesi, che significa un anno e mezzo, in un posto che non è attrezzato alla detenzione come il carcere, dove l'attenzione alla riabilitazione, alle proposte educative, no? È molto più importante, mentre in un CPR in teoria è un tempo di attesa in attesa dell'espulsione. Quindi anche dal punto di vista, diciamo, della gestione di quel tempo, che diventa non già un tempo breve, ma un tempo molto lungo. Peraltro, con un controllo giurisdizionale, voi sapete, la persona che entra le 48 ore è sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria al suo trattenimento, per vedere se è valido o no, perché trattandosi di una violazione della libertà personale, ex articolo 13 della Costituzione, deve essere sottoposta ad un giudice. Il giudice convalida la detenzione, e la convalida può arrivare fino a 3 mesi, non più fino a un mese. Quindi oggi lo vedremo. I tempi di controllo del giudice anche si allungano. Il trattenimento viene prolungato fino a 18 mesi, di 3 mesi in 3 mesi. Inoltre, e questa è un'altra norma invece che ha cambiato moltissime cose, soprattutto con riferimento all'accoglienza e ai minori stranieri non accompagnati, sono quelle più impressionanti, diciamo. Poi ci sono varie riforme qua e là. Il DL 133 del 2023, di cui sicuramente torneremo a parlare, perché è un decreto che appunto è appena entrato in vigore il 6 ottobre, è quello più corposo, come vi dicevo, dopo il DL 20, quello di marzo, e dovrà essere convertito entro il 5 dicembre. Ma anche qui, come fu per il decreto cosiddetto CUT, il DL20, è molto importante sapere che appunto la tecnica legislativa è: faccio passare una cosa molto grossa, adesso vedremo quali, e poi si sistematizzano con la legge di conversione, e quindi molte volte, così come è stato per il decreto legge 20, la conversione è una conversione importante, sistematica, grossa, che comunque implica ulteriori modifiche. Quindi sicuramente dovremo fare un aggiornamento. Come vi dicevo, parallelamente a questo, per me è interessante darlo un po' nella ricostruzione di questo puzzle. A livello UE e anche Italia, si muovono varie collaborazioni per la gestione di questi flussi. Di questi mesi sono, in particolare, appunto mi piaceva ricordarlo, l'accordo UE-Tunisia del luglio del 2023. L'accordo con cui esplicitamente l'Unione Europea si è impegnata, insieme alla Tunisia, al contenimento dei flussi migratori. Un accordo non molto chiaro, nel senso, non solo nelle sue finalità, ma nella sua costruzione di futuro, perché è stato un accordo che voi sapete, appunto, c'è stato molto criticato, non si capiva molto bene in che direzione andasse, ma che prevedeva lo stanziamento di alcuni fondi. E addirittura la notizia di settembre, se non erro, è che Saied, mi sembra, il presidente tunisino, ha restituito i fondi all'Unione Europea, come gesto politico del: faccio saltare l'accordo probabilmente, o voglio ricontrattare l'accordo. Contemporaneamente, ricolloco, no, gli eventi, contemporaneamente al momento in cui è di settembre, il momento in cui a Lampedusa abbiamo visto arrivare anche 6.000 persone in un giorno provenienti dalla Tunisia, principalmente subsahariane, non necessariamente tunisine, quindi persone che dalla Libia probabilmente hanno anche provato, essendo la Libia una frontiera abbastanza chiusa a seconda dei momenti, hanno provato a diciamo attraversare la rotta mediterranea.
Di questo accordo quindi non si sa molto, ma parallelamente, secondo me è molto più interessante capire dove andrà, il 20 ottobre del 2023 l'Italia negozia un nuovo accordo con la Tunisia, come Italia, in realtà con altre finalità, perché questo non ha quello del contenimento dei flussi come quello libico, mentre quello UE. Tunisia ricorda un po' l'idea del memorandum of understanding con la Libia. Questo ricordava più, cioè esplicitamente viene fatto per concedere alla Tunisia, lo vedremo, è di essere uno dei paesi con i quali l'Italia collabora maggiormente per l'ingresso regolare dei tunisini in Italia. Quindi che prevede che, poi lo vedremo, la Tunisia è uno dei principali paesi per l'ingresso fuori flussi, diciamo. Ovviamente, dalle notizie di stampa trapelava abbastanza evidentemente, e poi ci torneremo su questo, in realtà è anche un modo per, in un altro modo, provare a cercare una collaborazione con la Tunisia per il controllo dei flussi, evidentemente, tant'è che nell'implementazione di questo accordo ci sono fondi su motovedette alla Tunisia per il controllo della frontiera marina, eccetera, eccetera. Di questi giorni è questa novità assoluta che è l'accordo dell'Italia-Albania, che ha spiazzato anche l'Unione Europea, questo accordo. Il testo dell'accordo è pubblico, quindi poi non so se voi avete avuto modo di leggerlo, alcuni giornali l'hanno pubblicato, ma possiamo anche farlo girare con. Ma giusto per avere la curiosità, nel senso che è un accordo di più articoli che chiaramente già dice delle cose importanti. Come diceva Lorenzo, un accordo che il governo ritiene di non dover far passare per il Parlamento, perché sarebbe un po' come fu per la Libia. L'accordo con la Libia non è passato dal Parlamento nell'idea che possano non passare per il Parlamento quegli accordi che sono la prosecuzione di accordi già sottoscritti. In realtà i costituzionalisti si sono già espressi molto chiaramente, ma così fu per la Libia e l'accordo con la Libia è ancora lì, quindi poi vedremo come se la giocherà il governo su questo punto, in termini di legittimazione giuridica di questo accordo. In teoria i costituzionalisti dicono che è un accordo che prevede, che sancisce questioni riservate alla legge, perché voi sapete, se la questione è stranieri, vi è una riserva di legge sui diritti degli stranieri, sulla condizione giuridica dello straniero, ex articolo 10 c'è una riserva di legge assoluta e quindi ogni modificazione dovrebbe passare per il Parlamento. Inoltre prevede l'uso di fondi ed ogni accordo che prevede lo stanziamento di fondi, ex articolo 80 della Costituzione, dovrebbe passare per il Parlamento. In realtà, mediaticamente è stato detto anche che non vi sono fondi specifici su questo accordo, perché i fondi, anche questo non è molto chiaro. Adesso vi dico due parole su che cosa prevede, molti punti sono scuri, ma tecnicamente dicono non sono fondi da dare all'Albania per l'accordo, ma fondi per realizzare le cose che ci serviranno a noi come Italia, che gestiremo in Albania. Quindi non sono propriamente dei fondi a finanziamento del progetto di cooperazione, diciamo. Vedremo che succederà in questi giorni. L'accordo, come vi dicevo, ha più articoli e prevede, almeno questo si capisce, che sicuramente ci sarà uno spostamento di persone dall'Italia all'Albania. Non si comprende come. L'accordo parla di spostamento da parte delle autorità italiane, di navi italiane. Devo dirvi che ovviamente il mondo delle organizzazioni non governative che fanno soccorso in mare sono già spaventate all'idea di ricevere l'ordine di recarsi in Albania a sbarcare le persone, perché apre tutta una questione. E c'è chiaramente l'idea che l'Albania. Ah, perché lo sai cosa è successo anche l'altra volta? Bene, perché quando faccio la presentazione loro non la vedono, allora noi proviamo a fare così, perché si veda qui. Così è meglio? Vediamo, ditemi da casa. Adesso si vede, vero? Sì. Sì, si vede, sì. Ok. Sì, vediamo se posso ingrandire ancora. Sì,
si vede chiaramente in questo accordo che è previsto che sia l'Italia a gestire dei centri in Albania, non si comprende a quale scopo, non si comprende se saranno dei luoghi dove verrà gestita la procedura di asilo, oppure, come era già, questa idea ci fu con la Tunisia tanti anni fa, di una cosiddetta, la chiamavano nel gergo dell'esternalizzazione, una piattaforma di sbarco, un luogo sicuro dove le persone venissero valutate e quindi fossero portate tutte persone che dovevano sbarcare in Italia e che lì si capisce se vuoi chiedere asilo, la fai la procedura, se non vuoi chiedere asilo, sei in un luogo di trattenimento. È molto chiaro dall'accordo che ci sarà un luogo di trattenimento, un luogo di gestione della procedura di asilo non ben precisata, che questa competenza di queste procedure sarà a giurisdizione italiana, questo lo ha ripetuto molte volte anche la Presidente del Consiglio, che ha detto appunto sarà a giurisdizione italiana, e anche questo giuridicamente è una novità assoluta, che sembrerebbe legarsi però alla, forse non ve lo ricordate, ma nel DL20 c'era una norma che parlava del fatto, inseriva la cosiddetto fictio iuris della extraterritorialità, ne avevamo parlato, no? Dell'idea che ci possono essere delle persone che sono entrate ma giuridicamente non sono entrate, perché prima devo capire qual è il loro destino. C'è una norma che sembrerebbe dare appoggio a questo, ma come si fa a gestirlo fuori dal territorio è tutta una questione giuridica da comprendere, anche perché sembrerebbe che appunto si possa poi fare lì le commissioni, lì il ricorso, eccetera, eccetera, eccetera. Però ecco, appunto, è tutto un po' da maggiormente chiarire, ma questa appunto è una novità importante che vedremo, come temiamo, potrebbe arrivare all'improvviso ad essere messa in funzione. Allora, però così, sì. Allora, quindi come vi dicevo, proviamo a fare un passo indietro, quindi andiamo a vedere quello di cui volevamo parlare oggi, cercando di mettere qui e lì alcune cose che sono cambiate, sempre come abbiamo fatto esattamente l'altra volta con la protezione internazionale. Vediamo la disciplina com'era, com'è, ingresso e soggiorno, e all'interno vediamo che cosa è cambiato, no? Allora, la normativa sull'ingresso e il soggiorno, questa ce la dobbiamo assolutamente ricordare, perché poi ha a che fare con tutta questa serie di cose che ci stiamo dicendo. È una normativa che inserisce l'Italia in un sistema in cui l'Italia come paese gestisce il proprio potere autoritativo di controllare i flussi, quindi di decidere chi far entrare e chi far rimanere sul territorio, ma lo fa in un sistema europeo in cui per volontà europea la gestione della questione migratoria è una questione unitaria. Quindi, come sapete, l'Italia gestisce il suo pezzettino di frontiera, ma con la responsabilità di essere una frontiera dell'Unione Europea. Per cui, per gli altri paesi dell'Unione Europea, è il posto da cui si entra in Europa. A partire dall'ingresso in Italia, vi è libertà di movimento delle persone che entrano regolarmente sul territorio dell'Unione Europea. Quindi questa questione dell'autorizzazione all'ingresso e il soggiorno ha a che fare con l'Unione Europea. Perché dico questo? Per tutta una serie di ragioni che vediamo, comprese le riforme. Però mi piaceva ricordarci questo, proprio perché in realtà è la ragione per cui l'Italia, quando si muove nella gestione della frontiera esterna, perché l'Italia è uno dei paesi di frontiera esterna, deve stare attento al fatto che non fa controlli di frontiera interna. Cioè l'Italia, rispetto alle frontiere con la Francia, con la Slovenia, con l'Austria, non dovrebbe fare controlli, perché l'idea è che chi entra poi si muove liberamente, così come si muovono liberamente i cittadini europei e i loro familiari, e soprattutto ha una politica dei visti e di censimento delle persone. Per cui già a partire dal SIS, Sistema di Informazione Schengen, che adesso ci ricordiamo che cos'è, è nata l'idea in Europa che chiunque entri su un territorio dell'Unione Europea è messo in un database comune.
per cui in questo database comune vengono date tutte le informazioni principali relative all'ingresso e soggiorno e anche al mancato rispetto dell'ingresso e il soggiorno. Quindi dentro il SIS trovate riferimenti circa il rilascio di visti, di paesi di primo ingresso, espulsioni, segnalazioni. Dentro Schengen ci sono tutte le informazioni principali per poter gestire la questione della migrazione. Una persona che è irregolare sul territorio dell'Unione Europea e viene espulsa è segnalata negli altri paesi, per cui io nel momento in cui gli devo dare un permesso, decidere se dare un permesso, consulto il SIS e vedo se posso darglielo, perché se non è stato segnalato in altri paesi dell'Unione Europea. Ok? Perché dico questo? Ricordo questo per due ragioni. La prima, come vi dicevo, in virtù del sistema di Schengen ci sono sicuramente tre cose che ci dobbiamo ricordare. La prima è che ci sono ingressi per breve periodo e ingressi di lungo periodo. In teoria gli ingressi di breve periodo, il cui principale più usato in assoluto è l'ingresso per turismo, vediamo a determinate regole all'interno dell'Unione Europea. Noi abbiamo un regolamento europeo di visti, soprattutto di breve periodo, e anche alcuni di lungo periodo. Il lungo periodo significa che ed è pensato in tutta l'Unione Europea, in un sistema per cui se io devo rimanere all'interno dell'Unione Europea per un lungo periodo, devo essere preventivamente autorizzato a farlo. Quindi se voglio entrare per lavoro, devo essere preventivamente autorizzato al lavoro. Se voglio entrare per famiglia, devo essere preventivamente autorizzato alla famiglia. E ciascun ingresso di lungo periodo ha le proprie regole, in ragione del fatto che prevede proprio una autorizzazione previa, il rilascio del visto di lungo periodo. Ed è la regola per cui abbiamo il decreto flussi per l'ingresso per lavoro. Ok, mi seguite su questo? Quindi, innanzitutto, breve periodo, lungo periodo. E quando sei sul territorio dell'Unione Europea, come vi dicevo, la possibilità di circolare liberamente per brevi periodi, non per lunghi periodi. Nel senso che per lunghi periodi si può circolare a due condizioni. Richiedere di entrare preventivamente in quel paese attraverso un'altra procedura, come se fosse un primo ingresso. Io mi trovo in Italia per lavorare, faccio il decreto flussi francese. Semplifico, non so bene come funziona in Francia, ma l'idea è che vengo autorizzato dall'Italia ad andare a lavorare in Francia. Oppure attraverso l'inserimento del permesso di soggiorno UE lungo periodo, che è quella sorta di permesso che garantisce a tutte le persone che sono regolari sul territorio a determinate condizioni un soggiorno permanente sui territori dell'Unione Europea, che prevede procedure semplificate di circolazione anche di lungo periodo all'interno dell'Unione Europea. Quindi chiunque si trova all'interno dell'Unione Europea con un permesso di soggiorno può liberamente circolare dovendo adempiere alla sola formalità di dichiarare la propria presenza, come quelle persone che entrano per turismo. Allora, vediamo come è cambiato in particolare la norma sull'articolo 4 del decreto legislativo 286 del 98 con riferimento all'ingresso. L'articolo 4 regola l'ingresso in generale di breve e di lungo periodo. A noi ci interessano le modifiche sul breve periodo. Come vi dicevo, per l'ingresso di breve periodo, turismo principalmente, noi abbiamo due categorie principali di stranieri. Le persone che anche per turismo devono ottenere un visto e le persone che vengono da paesi esenti visto. Cioè quei paesi con cui l'UE e l'Italia hanno degli accordi tali per cui io posso entrare in Italia senza essere autorizzato, senza dover prendere un visto prima. Ok? Queste persone, adesso poi li vediamo quali sono questi paesi, fino ad adesso semplicemente prendevano l'aereo, arrivavano a Fiumicino, dovevano dichiarare la loro presenza entro 8 giorni, entro 8 giorni, e guardo la collega perché quei termini è impeccabile, entro 8 giorni e poi potevano rimanere fino a 90 giorni, d'accordo? Allora adesso
Questa cosa cambierà profondamente, vediamo come. Faccio riferimento a paesi, in particolare se parliamo delle nostre persone che si rivolgono ai nostri servizi nell'ultimo anno, quello che ha avuto un'impennata pazzesca è il Perù. Il Perù, non a caso, è un paese esente visto. Okay? Allora, che cosa cambia? Da qualche anno, in virtù di un regolamento, di due regolamenti UE, si è cercato di lavorare a livello di Unione Europea alla costruzione di due banche dati nuove, ETIAS e EES. Sono due banche dati che sono interoperative tra di loro, che però ovviamente modificheranno moltissimo la circolazione dei paesi esenti visto e quindi renderanno anche per quei paesi difficilissimo entrare. Adesso vedremo come. Perché allora l'articolo 4 innanzitutto dice per entrare regolarmente in Italia bisogna avere alcuni requisiti, avere un passaporto valido o un documento equipollente, poi andremo a vedere, nonché un visto d'ingresso o un'autorizzazione al viaggio di cui è l'articolo, quindi un'autorizzazione ETIAS o un permesso di soggiorno. Chiaramente se tu hai il permesso di soggiorno puoi entrare nei paesi, se un paese permesso di soggiorno, come diceva il francese, puoi entrare sul territorio italiano. Che cos'è questa autorizzazione ETIAS? Poi torno indietro. Allora, chi è stato negli Stati Uniti? Voi vi ricordate l'ESTA? Allora, l'ETIAS, così non riesco mica tanto a capire le slide, scusatemi, No, perché, ecco, ok. Allora, l'ETIAS come logica è molto simile all'ESTA, perché chi è andato negli Stati Uniti sa che l'ESTA ha funzioni di controllo della sicurezza nazionale principalmente. Infatti, quando compilate l'ESTA, che cos'è? Un sistema di interrogazione, di autorizzazione automatizzata, per cui inserisci i dati in un sistema, dati relativi all'identità, relativa al previo ingresso in paesi nemici degli Stati Uniti, tant'è che se sei stato in alcuni paesi dell'elenco non puoi entrare con l'ESTA, perché si presume che vi debba essere uno screening di sicurezza più approfondito, Cuba per esempio. Se sei stato a Cuba non puoi entrare con l'ESTA negli Stati Uniti, ma devi richiedere il visto. Perché l'idea appunto è che l'ESTA funzioni per controllare precedenti penali, eccetera, abbastanza semplici come informazioni, che permetta appunto il controllo di sicurezza. Ogni autorizzazione non prevede che al momento dell'arrivo in quel paese tu non passi l'immigration, perché l'immigrazione, il controllo di immigrazione la fai anche all'ingresso negli Stati Uniti, come voi sapete, però la previa autorizzazione facilita molto l'ingresso. L'ESTA, scusatemi, l'ETIAS, che è l'acronimo di European Travel Information and Authorization System, funziona allo stesso modo, un sistema automatizzato di autorizzazione che però ha due funzioni, non solo quella di funzione di controllo alla sicurezza europea, ma di controllo sui rischi, questo lo dice esplicitamente il regolamento, di controllo sui rischi dell'immigrazione illegale. Quindi significa che dentro l'ETIAS il sistema ti interrogerà su una serie di dati in più relativi alla valutazione della possibilità che tu stai entrando per turismo, ma in realtà stai venendo per rimanere sul territorio. Quindi ci sono molte più funzionalità e informazioni richieste circa l'istruzione, l'occupazione, no? Voi sapete che chi viene per un visto per turismo di solito deve dimostrare la disponibilità di redditi sufficienti. Molte volte alcune ambasciate richiedono proprio la stipulazione di fideiussioni bancarie. L'ESTA non, perché in teoria prevede un'agevolazione per i paesi esenti visto, ma richiede moltissime informazioni relativamente proprio alla condizione sociale. Ok? Questo ci fa pensare verosimilmente che il sistema si attiverà molto di più davanti a dei... ci sarà una profilazione della migrazione molto più forte, per cui verosimilmente
quello che viene a farsi il viaggio della vita perché gli hanno pagato i figli, non c'ha una lira, ma va in Italia a vedere il Colosseo perché ha sempre sognato di farlo, ma è un poveraccio, potrebbe all'Esta, all'Etias, suonare come persona che ha la possibilità di essere fuori dalle regole, ok? Quindi prevede proprio, il regolamento prevede che si interroghi il sistema non dice no o sì, se pensa che è possibile che no, che sarebbe meglio di no, produce un alert, per cui a quel punto è possibile che l'autorità del paese in cui si vuole fare ingresso proceda a un'istruttoria che deve durare un massimo di 90 giorni e che può prevedere integrazioni documentali. Quindi a quel punto si apre un'interlocuzione con le autorità, che però possono comunque negare l'ingresso, l'autorizzazione all'ingresso che ha la durata triennale, come l'ESTA, perché si reputa che la persona sia a rischio di immigrazione illegale. Su questo è previsto già dalla norma che l'ha inserita nel nostro ordinamento la possibilità di fare ricorso al TAR contro il diniego dell'autorizzazione. È chiaro che come i ricorsi al TAR contro il diniego del visto per turismo, chiaramente non essendoci propriamente un diritto all'ingresso, bisognerà vedere un po' la giurisprudenza anche europea che cosa ci aiuta a comprendere su questa funzionalità. Però è chiaro che da questo momento in poi, e non credo che sia un caso che in questi anni gli esenti visto siano cresciuti tanto, perché se ne parlava da un po' di questa autorizzazione all'ingresso, quindi molti cittadini stranieri sapevano che appena entrerà in vigore molto probabilmente sarà molto più difficile entrare. È entrato in vigore nel nostro ordinamento perché questa norma appunto è in vigore, ma non è attuato perché anche a livello europeo è previsto la messa in funzionamento di alcuni sistemi operativi. E quindi era previsto per la fine di quest'anno l'attuazione, che è stata già spostata a metà del 2024. Verosimilmente nel 2024 diventerà realtà. Come vi dicevo, un sistema operativo con un'altra banca dati, che è una banca dati LES, che ha a che fare con il match delle informazioni di ingresso e di uscita. Quindi anche su questo sarà importante capire come si attuerà, perché l'idea è che chi appunto viene autorizzato all'ingresso si raccolgono i dati biometrici all'aeroporto e poi dopo 90 giorni di scadenza del soggiorno regolare il sistema produce un alert, per cui molto probabilmente sembrerebbe quello che succede oggi, che le persone che vengono e vogliono entrare per lavoro, fanno il decreto flussi e poi escono per andare a prendere il visto, non sarà possibile perché il sistema ricostruirà la persona dove è entrata, quando e se n'è mai uscita. Ok? Domande su questo? Vado avanti. Allora, vado avanti così. Sì. Sembrerebbe che non sarà più possibile. Molto, molto, molto. Probabilmente adesso vediamo le riforme. Probabilmente l'idea va in quella direzione, nel senso che è il sistema che era già obsoleto di per sé, quello d'ingresso per lavoro, perché non funzionava, tant'è che ce lo ribadiamo così nel decreto flussi del 2022, che uscì il decreto flussi, cominciarono le procedure e poi a un certo lo ribadisco perché sono le ragioni per cui oggi abbiamo questa riforma. A un certo punto, come sempre, voi sapete, il datore di lavoro fa la domanda del flusso, aspetta e non la osta, ma le procedure tardano moltissimo. Lo sportello unico per l'immigrazione oggi sta gestendo le sanatorie del 2020, per dirci, no? Quindi tempi molto lunghi, e a un certo punto nell'agosto del 2022 uscì una norma assolutamente eccezionale che diceva per coloro che sono in attesa del nulla osta, ma che si trovano già in Italia, e regolamentava.
prevedendo che il legislatore fosse a conoscenza del fatto che il sistema potesse funzionare in modo tale per cui la persona che sta entrando per lavoro in realtà si trova già sul territorio. Ok? Adesso ci torno, però lo volevo fare come premessa perché probabilmente sì, il sistema era già obsoleto, questo lo renderà impossibile, verosimilmente. Allora, come vi dicevo, ingresso, quindi a quelle condizioni la persona può avere un permesso di soggiorno. L'articolo 4 regolamenta l'ingresso, l'articolo 5 del testo unico regolamenta il permesso di soggiorno in generale. E questa norma è incentrata proprio sul principio di corrispondenza tra il motivo dell'ingresso e il motivo del soggiorno. Per cui la norma è pensata perché chi entra per lavoro, con un visto per lavoro, lavorerà, chi entra per famiglia, famiglierà, rimarrà per motivi di famiglia, eccetera, eccetera. La norma prevede ovviamente, chiaramente, che ci possano essere delle conversioni a un certo punto, cioè tu entri e cominci a soggiornare per una ragione e poi però la ragione cambia. E quindi prevede, per rendere elastico il sistema, che a determinate condizioni alcuni permessi tu possa convertirli. Quelle norme sono interessantissime per noi che proviamo a costruire, orientare le persone su una costruzione di un futuro regolare sul nostro territorio. E prevede anche una clausola di salvaguardia, che adesso vedremo, che è quella della protezione speciale. Pensate che la norma è già qui, proprio perché l'idea è rendere flessibile la norma, cioè l'impianto del diritto dell'immigrazione, 5,6, che è quello che poi viene ripreso dall'articolo 32 del decreto procedure, dall'articolo 19 sull'inespellibilità, eccetera, eccetera. Mi seguite? Quindi, allora, quali sono i principi? Quindi l'articolo 5 prevede le regole sul permesso di soggiorno in generale e mi piaceva ricordarci quali sono i principali permessi di soggiorno che in Italia seguono questa regola. Ingresso, per un certo motivo soggiorno, subordinato, che ha la procedura di ingresso che vedremo, autonomo, i cosiddetti altamente qualificati, noi ne vediamo sempre pochi ma sono tanti, articolo 27, il permesso per ricongiungimento, per famiglia, per studio, sono persone che entrano per studio e rimangono a studiare, per motivi religiosi, che prevede un visto per motivi religiosi, attività sportiva, cure mediche, non il cure mediche inespellibilità, il cure mediche delle persone che devono entrare sul territorio per fare delle cure che non sono disponibili nel loro paese di origine. Cure mediche ricchi, come diciamo sempre, perché è l'articolo 36 che lo prevede, che prevede che la persona entri in Italia ma si paghi la maggior parte delle cure. A differenza di, proprio per farvi capire, no, di tutta una serie di norme che pure sta nel regolamento, nel decreto legislativo 286 del 98, che non segue la regola ingresso e soggiorno, corrispondenza tra ingresso e soggiorno, che sono tutti casi di inespellibilità in qualche modo, cioè quando la persona ha un permesso di soggiorno perché avrebbe dovuto essere mandata via, ma non può mandarsi via perché questa sarebbe una violazione di un suo diritto fondamentale. Rapidamente ricordiamoci quali sono, perché anche questi hanno avuto modifiche. Minori stranieri non accompagnati, in primis, è stato molto modificato oggi. L'assistenza a minori, quello per cui il Tribunale per i minorenni può autorizzare il soggiorno quando questo sia nell'interesse del minore di due genitori irregolari. I permessi per sfruttamento e protezione, di cui all'articolo 18 vittime di tratta, 18 bis vittime di violenza domestica, articolo 22 sfruttamento lavorativo. L'idea che non posso pensare che faccia un contrasto allo sfruttamento se non do a quelle persone il permesso di soggiorno. Sono permessi che vengono dalle convenzioni e quindi dagli impegni che l'Italia ha nel contrasto alla violenza di genere, alla tratta, allo sfruttamento lavorativo. I permessi di soggiorno per cure mediche, quelli poveri, cioè quelle persone che stanno in Italia sul territorio, ma se si sono ammalate sul territorio e devono potersi curare, oppure sono persone e donne in stato di gravidanza,
motivi di giustizia, la protezione internazionale, che l'abbiamo iniziato, è l'eccezione principale, calamità, protezione temporanea, che abbiamo visto al tornare alla ribalta con gli ucraini, e quello per supereroi, gli atti di particolare valore civile, io non ne ho visto ancora neanche uno, ma quello che può essere concesso per atti di particolare valore civile dal Ministero dell'Interno, la inespellibilità dei cittadini italiani e la polizia. Sono tutte eccezioni relative alla condizione, alla necessità di rispettare il diritto della persona ad un qualche per qualche ragione espressione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Quindi l'articolo 5 ci dice che la persona che entra in Italia per qualsiasi motivo con il proprio visto, entro 8 giorni dall'ingresso del visto, dall'ingresso deve chiedere il permesso di soggiorno. Permesso di soggiorno, che ce lo ricordiamo, si può chiedere in due modi: o attraverso una richiesta diretta alla questura, ormai sono rimasti quasi quelli di inespellibilità che si va in questura a chiederli direttamente, oppure la maggior parte di quelli che rispetta la regola ingresso soggiorno attraverso l'invio del kit postale. Alcuni di loro previo passaggio allo sportello unico per l'immigrazione. Quindi le persone fanno ingresso sul territorio, vanno allo sportello unico per l'immigrazione se per lavoro a firmare il loro contratto di soggiorno, se per ricongiungimento a fare le loro pratiche, e poi allo sportello unico mandano il kit per il rilascio del primo permesso di soggiorno. La direttiva, la circolare che trovate poi in questo, noi un 40% del nostro lavoro di informazione è quello di ricordare a tutti i servizi, a tutte le persone, che in virtù della legge, così come ci ricordano queste direttive, queste circolari del Ministero dell'Interno, la persona che è in attesa del primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno dovrebbe godere di tutti i diritti come se avesse in mano il permesso di soggiorno. Quindi può aprire un conto in banca, può andare dal medico, può stipulare un contratto di soggiorno, eccetera, eccetera, eccetera. Tendenzialmente è sufficiente, se si tratta di primo ingresso, il passaporto con il visto e la richiesta, la ricevuta del kit postale; se si tratta del rinnovo, il vecchio permesso di soggiorno con la richiesta di rinnovo entro. Adesso lo vediamo. Perché l'articolo 5 dice: la persona richiede il permesso di soggiorno entro 8 giorni e lo deve rinnovare almeno 60 giorni prima della sua scadenza, dice il testo unico per l'immigrazione all'articolo 5, che significa mi scade il 13 novembre, 60 giorni prima del 13 novembre in teoria lo dovrei rinnovare. Questa norma però va letta con le norme relative alla regolarità, irregolarità, espulsioni, in particolare l'articolo 13 del decreto legislativo 86 del 98, che dice che la persona diventa irregolare sul territorio, quindi espellibile, se aveva un permesso di soggiorno e non ne ha richiesto il rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza. Quindi la circolare che qui trovate citata dice: in realtà la persona può veramente rinnovare, il termine ultimo per rinnovare e per poter godere nelle more del rinnovo di tutti i diritti è entro 60 giorni dopo la scadenza. Ok? Questi sono... fatto un passo indietro su questa slide, poi le riordino. Erano prima i paesi senza visto, per rendervi conto quali erano. Tantissimi, l'Albania evidentemente uno di questi, ma anche il Salvador, che abbiamo visto tanto, la Colombia, vabbè, il Perù, eccetera, eccetera. Scusate, la slide non so perché è finita qui, nel riordinarle più volte. Allora, quindi l'articolo 5 prevede inoltre che, no, 4, scusatemi, 4 bis, prevede che la persona che fa ingresso sul territorio regolarmente ottenga il permesso di soggiorno e stipuli l'accordo di integrazione, una norma vecchia. Noi ultimamente li abbiamo rivisti rifirmare con più attenzione, diciamo, anche allo sportello unico. L'accordo di integrazione è un impegno che lo straniero si prende con lo Stato italiano per poter fare una serie di passaggi necessari secondo lo Stato per poter appunto cominciare e portare a termine un percorso di integrazione. È previsto espressamente che la persona lo debba stipulare se ha più di 16 anni,
Non lo deve stipulare se è minore straniero non accompagnato di 16 anni, perché farà un altro percorso che rivedremo brevemente, e quel percorso è sostitutivo dell'accordo di integrazione. Questo l'abbiamo detto. Come vi dicevo, l'articolo 5 prevede questa norma di salvaguardia, che ce la ricordiamo sempre. Prevede che la questura possa... due norme di salvaguardia, l'articolo 5,5 e 5,6. 5,5 ci dice: la questura, prima di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno della persona che è entrata per motivi familiari, ci deve stare attentissima e deve valutare non solo i requisiti, l'idoneità alloggiativa, tutta quella roba che serve per il ricongiungimento, ma deve valutare anche i legami familiari e sociali con il paese di origine, nonché la durata del soggiorno se era già presente sul territorio, quindi tenere i cosiddetti vincoli familiari, che sono quella vita privata e familiare che abbiamo visto essere disciplinata dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e che prevede che appunto la persona che sul territorio fa una propria vita abbia nel tempo una tutela. Menzione quella alla vita privata e familiare che il decreto legge 20 aveva cancellato, che oggi sembrerebbe che la protezione speciale non si dà più per integrazione, ma questo discorso l'abbiamo fatto l'altra volta, in realtà la norma è ancora lì, tant'è che il 5,5 è qui, e la Corte Costituzionale ha chiarito molto bene che in realtà non ha a che fare soltanto con chi è entrato per soggiornare per motivi familiari, ma la vita privata e familiare riguarda tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio. E il 5,6 che dice: la questura può rifiutare il rinnovo o il primo rilascio o revocare il permesso di soggiorno secondo le norme del decreto legislativo in virtù di accordi, ma questo non può mai avvenire se questo comporta una violazione degli obblighi costituzionali e internazionali. Ed è la norma a cui si attacca la protezione speciale, ma anche tutte le norme di inespellibilità che abbiamo visto prima. Ok? Scusate, sto andando veloce perché volevo arrivare qua. Che sono queste? Quindi abbiamo visto, in generale, per l'ingresso, la novità più grande è l'ETIAS. Poi ci siamo ricordati un po' come funziona l'ingresso e il soggiorno di lungo periodo, e oggi volevo cominciare questa ricostruzione delle novità a partire da quello di lavoro, che è quello dell'ingresso per lavoro, che ci capita più spesso. Lo conosciamo bene, non lo ripeto, cioè non dico quali sono le norme che regolano, sappiamo che funziona in questo modo: un datore di lavoro che voglia far entrare qualcuno sul territorio per lavorare chiama quella persona che in teoria si trova fuori dal territorio, quel cittadino straniero che si trova fuori dal territorio dell'Unione Europea, per poterlo fare entrare perché lo vuole assumere. Quindi la procedura di chi vuole entrare per lavoro è legata già a una richiesta di chi vuole assumere e non di chi vuole entrare per lavoro. Questo è all'interno. La norma principale di sempre è all'interno di quote stabilite dalla legge, per cui datori di lavoro italiani non possono chiamare quante persone vogliono, ma il governo annualmente stabilisce il numero di ingressi massimi. Questa roba è cambiata moltissimo. Vediamo quali sono le novità in questo schema di massima. Allora, cambia l'articolo 21 e l'articolo 3 del decreto legislativo 286 del 98, per cui la legge prevede oggi che la programmazione dei numeri massimi di flussi, cioè della quantità di persone che entrano per lavoro, il governo non la faccia ogni anno, che poi ogni anno se lo dimenticava, lo faceva a dicembre, ma lo fa di 3 anni in 3 anni, quindi una programmazione triennale, tant'è che il DPCM flussi, cioè il decreto flussi che è uscito ad ottobre, già prevede quanti saranno le persone che entrano nei prossimi 2023, 2024 e 2025. Poi vediamo che cosa dice. Quindi questa è la prima novità. La seconda novità è che sono aumentati esponenzialmente le eccezioni, i cosiddetti fuori quota. Cioè, la norma
Le norme, l'insieme di norme, prevede oggi che tutta una categoria di persone possano entrare con la stessa procedura, cioè il decreto, il datore di lavoro fa la domanda allo sportello unico, lo sportello unico concede nulla osta, il nulla osta viene mandato nel paese di origine, la persona straniera chiede il visto ed entra, non soltanto nell'ambito delle quote, ma vi sono tantissime eccezioni di persone che entrano con questa procedura fuori quota. Cioè, io Italia stabilisco un numero 200.000 nel 2020, non sono 200.000, poi lo vediamo, 200.000 nel 2023, tutta una serie di persone entrano oltre quei 200.000. Quindi 200.000 sono quelli che sono ancora sotto i flussi, che non entrano perché possono accedere a alla possibilità di ingresso senza che controllino che io soddisfo, sono all'interno di quel numero massimo. È chiaro? Che cosa voglio dire? Adesso lo vediamo quali sono, perché sono due eccezioni molto grandi. Poi è previsto che accanto ai fuori flussi vi siano delle assegnazioni preferenziali, cioè all'interno dei flussi, questo c'è sempre stato, ma aumentano in più, cioè c'è sempre stato per quelli che oggi diventano fuori quota. Adesso ve lo specifico. Quindi dentro ai flussi, dentro ai 200.000, di nuovo faccio l'esempio, poi vediamo quanti sono, 200.000, 50.000 sono persone che soddisfano questa caratteristica. E qual è? Quella di venire da un paese in cui vengono promosse per i cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento dei traffici migratori irregolari. Cioè quei paesi in cui si fa l'informativa OIM principalmente su i rischi del viaggio, come se le persone non lo sapessero. Però io ho progetti finanziati dall'Unione Europea sui rischi del viaggio, somministro le informazioni sui rischi del viaggio, rientro tra quei paesi i cui cittadini hanno una quota preferenziale. Ce ne sono altre di assegnazioni preferenziali, una molto interessante, ma poi se lo vediamo nel decreto flussi è piccolissima, però per persone riconosciute rifugiate in altri paesi e anche quelli provenienti da paesi con cui l'Italia sta lavorando ad accordi di rimpatrio, perché oggi fuori ve lo anticipo, ma adesso lo ripetiamo, fuori flussi principali sono i cittadini di quei paesi con cui l'Italia ha accordi di rimpatrio, cioè quelle persone che hanno, quegli stati che hanno stipulato con l'Italia, la Tunisia, infatti l'accordo Italia-Tunisia viene da lì, con cui la Tunisia, l'Albania, no? Hanno degli accordi specifici per procedure semplificate di rimpatrio, veloci, rapidi di rimpatrio dei propri cittadini. Dalla Tunisia abbiamo due voli alla settimana in virtù di questo accordo di rimpatrio di cittadini tunisini. Cioè, procedure abbastanza rapide per il rimpatrio degli irregolari. Tutti quelli con cui abbiamo già accordi vanno al fuori quota. Quelli con cui stiamo stipulando degli accordi vanno in quota preferenziale, con quelli con cui ci stiamo lavorando. Un'altra novità incredibile, io ho fatto la settimana scorsa la formazione all'Ispettorato Nazionale per il Lavoro e hanno detto abbiamo regolarizzato gli ingressi praticamente. È prevista dalla norma la modifica degli articoli 22 e 24 bis del decreto legislativo 286 del 98 che prevede sempre la procedura di ingresso per lavoro. E che cosa prevede? Una procedura semplificata di accertamento dei requisiti del datore di lavoro. Fino adesso i requisiti del datore di lavoro sono stati verificati dallo sportello unico per l'immigrazione che acquisiva medio tempore i pareri della questura in relazione alla sicurezza, l'ingresso, alle segnalazioni SIS per tornare al passaggio precedente o di reati eccetera, sia del datore di lavoro che del lavoratore, e i pareri dell'Ispettorato Nazionale per il Lavoro che doveva verificare se il contratto offerto rispondeva a determinati standard, se il datore di lavoro ha determinati requisiti, che adesso rivediamo.
Adesso c'è una procedura semplificata, io la chiamo la privatizzazione del controllo, che adesso capiamo come si declina. Un'altra novità è la riduzione dei tempi di rilascio del nulla osta. Adesso il nulla osta non ci vuole un anno e mezzo, il nulla osta viene automaticamente rilasciato, se non si finisce la procedura viene automaticamente autorizzato il rilascio del visto nel paese di origine, quindi entro 90 giorni, adesso lo vedremo. Quindi vuol dire che c'è tutto un meccanismo che adesso capiamo, che le persone possano entrare senza che i controlli siano stati fatti, perché è previsto che possano entrare e poi successivamente gli accordi, i controlli possano dare esito negativo. Ma... E come l'abbiamo visto, il decreto flussi prevedeva una maggiore durata dei permessi di, una maggiore durata dei permessi di soggiorno. Cominciamo da qua. Il DL 20 del 2023, questo è un regalo grandissimo alle tasche delle persone che assistiamo, che rinnovano i permessi di soggiorno, l'articolo 4 prevede, del decreto legislativo 20, prevede la modifica dell'articolo 5 del testo unico, che dice che alcuni permessi hanno, che avevano durata 2 anni, oggi hanno durata 3 anni. Quali sono? Quelli per lavoro, quando alla base c'è un contratto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di più di 2 anni, un apprendistato, per dirci. C'è ancora un apprendistato, Lorenzo? Che è perché di 3 anni, siamo d'accordo ancora? Ok. Anche di 4. Quindi di più di contratti di più di 2 anni, in quel caso il permesso viene rilasciato per 3 anni, il lavoro autonomo che viene rilasciato per 3 anni e i permessi di soggiorno per motivi familiari che erano di 2 anni adesso vanno a essere 3 anni, quindi le famiglie rinnoveranno i permessi di soggiorno in teoria se la questura poi vedesse effettivamente della durata di 3 anni, ogni 3 anni pagando tutte le tasse relative ogni 3 anni, insomma non è banale. Allora, quindi rivediamo l'articolo 22 che dice, quindi la norma, come abbiamo detto, il datore di lavoro chiede l'ingresso del cittadino straniero. Quali requisiti, dice l'articolo 22, stabilisce i requisiti del datore di lavoro che chiede l'ingresso. Quali requisiti deve avere? Che deve fare? Deve fare la richiesta nominativa di nulla osta. Cioè, fra poco, il 4 dicembre, mi sembra che sia il 4 o il 2. Prevede il cosiddetto, prima era il click day, chissà come andrà quest'anno, cioè perché c'erano sempre pochi posti, tante domande, quelli erano i flussi, erano solo l'ingresso, era solo quello, quindi tutti si affrettavano a fare domanda. Comunque, il datore di lavoro quel giorno deve fare, quel giorno, in quell'ambito deve fare la domanda di nulla osta allo sportello unico, dimostrando di avere documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa, la cosiddetta idoneità alloggiativa. Alcune prefetture in questa fase si accontentano della richiesta di idoneità alloggiativa, perché sanno che poi comunque verrà richiesta per rilasciare il permesso di soggiorno, quindi un alloggio dovrà essere trovato. Alcune questure prefetture sono più rigide e chiedono già da questa fase la idoneità alloggiativa, quindi l'attestazione. La proposta del contratto di soggiorno, la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro e questa asseverazione, che è quello che vi dicevo, la semplificazione del lavoro dei controlli. L'articolo 28 bis è stato inserito, che prevede che sulla domanda fatta dal datore di lavoro vengano fatte delle verifiche semplificate. Queste verifiche hanno come funzione quella di vedere se la proposta di lavoro rispetta le prescrizioni del contratto collettivo nazionale del lavoro, quindi rispetta le norme di retribuzione, condizioni, orario, eccetera, eccetera. Ci ricordiamo che per il lavoro l'offerta deve essere di almeno 21 ore. E la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro con la sua condizione. Questo l'abbiamo visto già anche nella sanatoria e poi capiamo che cos'è.
Che, come si fa questa? Chi la fa questa verifica? Fino adesso, come dicevamo, la faceva lo sportello unico. Oggi viene demandata a due attori privati. La prima, quella che probabilmente vedremo di più, sono i cosiddetti consulenti, sono i consulenti del lavoro, professionisti consulenti del lavoro, che potranno, che redigeranno delle asseverazioni che manderà, che il datore di lavoro manderà allo sportello unico al momento della domanda. Asseverazioni che dicono: ho fatto queste verifiche, adesso vedremo, e a mio parere come consulente dico, la persona, il datore di lavoro rispetta tutti gli standard previsti dalla legge. Oppure, se non sono i consulenti del lavoro, possono essere le organizzazioni datoriali dei datori di lavoro, più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce. Quindi io, datore di lavoro, aderisco ad una sindacato dei datori di lavoro, e in quel caso posso chiedere al sindacato di fare per me, di fare per me l'asseverazione. Come vengono fatte queste verifiche? Allora, la norma dice la verifica di congruità deve tenere conto di alcune cose, della capacità patrimoniale del datore di lavoro, dell'equilibrio economico-finanziario del fatturato con numero di dipendenti e del tipo di attività svolta. Questo soprattutto per chi fa la domanda d'ingresso per più lavoratori contemporaneamente. Cioè, devono verificare se effettivamente te lo puoi permettere, se tu stai crescendo con l'azienda, eccetera, eccetera. Dice la norma anche che... Allora, dice la norma anche che queste asseverazioni vengono sottoposte al controllo a campione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Quindi l'Ispettorato, che non deve più emettere il parere su tutte le domande, dovrà verificare, potrà verificare a campione che le asseverazioni effettivamente siano valide, cioè abbiano fatto effettivamente delle verifiche, ok? E effettivamente potevano essere concesse, ovviamente previa responsabilità anche del professionista, soprattutto perché sai, le organizzazioni datoriali è più o meno, chissà. E adesso poi su questo torniamo. Quindi in teoria è possibile fare un controllo a campione. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a me la scorsa settimana, ha detto: noi le faremo tutte, sempre e comunque, perché ovviamente in questa fase in particolare ha detto, cioè, si vede già arrivare domande, poi in passato avevano già visto arrivare domande con talmente delle irregolarità macroscopiche che almeno per un po', cioè il consulente del lavoro deve mandare il proprio documento, no? Anche l'asseverazione deve avere determinate requisiti, eccetera, eccetera. Però in teoria il controllo è previsto a campione. La nota, c'è una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del scorso 21 marzo che sarà molto utile per queste asseverazioni, perché forniscono tutti i criteri che noi abbiamo già imparato a conoscere per la sanatoria, cioè struttura i criteri con cui fare queste valutazioni. Che cosa dice? Dice: quali sono i redditi sufficienti per valutare la capacità retributiva del datore di lavoro? E ovviamente variano a seconda del settore. Sono così validi questi criteri che lo stesso DPCM, il decreto flussi e la circolare che è stata emanata, fanno riferimento a questa nota e ci dicono che il datore di lavoro per fare la domanda deve avere un reddito almeno di 30.000 euro se si tratta non del settore dell'assistenza familiare, diciamo. Quindi tutti gli altri settori previsti, adesso poi vediamo quali sono, di volta in volta per dei lavoratori di certi settori, cioè quando si stabiliscono le quote, dico, possono entrare tot persone di questi settori. Quei datori di lavoro di quei settori devono avere un reddito di almeno 30.000 euro. Dice inoltre che ovviamente se tu, per valutare la congruità, se tu fai più domande, queste domande non devono essere la somma, cioè io faccio per due lavoratori, non devo avere 60.000 euro,
questo l'aveva già detto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ma devo avere un reddito presumibilmente sufficiente, considerato varie altre informazioni, per esempio che ho fatto degli investimenti per crescere nell'azienda, eccetera, eccetera. Cioè non posso ritenere che per ciascun lavoratore debba crescere esponenzialmente, così come per le società di nuova costituzione è importante che si consideri per esempio la consistenza del capitale sociale se quelli ancora il bilancio non ce l'hanno. Ok? Quindi, fatti questi criteri, la persona, il datore di lavoro fa la domanda, presenta l'asseverazione e entro 90 giorni dovrebbe essere emesso il nulla osta. Espressamente è previsto che se dopo 90 giorni, come vi dicevo, questo nulla osta non viene emesso, lo straniero può rivolgersi, viene mandato al sistema direttamente all'ambasciata e lo straniero può direttamente per decorso del termine richiedere il visto. Quindi senza saltandosi il passaggio del nulla osta, che viene automatizzato. Okay? Quindi lo straniero entra in teoria può cominciare a lavorare, firma il contratto di soggiorno e può cominciare a lavorare. Allora, questa norma prevede espressamente che qualora successivamente vi siano delle irregolarità, cioè l'asseverazione non era completa, l'ispettorato del Nazionale del Lavoro fa i controlli e quel datore di lavoro non aveva requisiti, eccetera. Il permesso di soggiorno medio tempore concesso può essere revocato. Quindi, verosimilmente, lo vedremo, andrà a regime un momento per cui le persone entreranno, chiamate dai datori di lavoro, a prescindere dalle caratteristiche di quel datore di lavoro, e verosimilmente, come la scuola sanatoria abbiamo visto, si aprirà una questione relativamente a tutti quei datori che non avevano una domanda, ma che comunque hanno portato all'ingresso di quello straniero. Come si fa a gestire? Perché la norma dice si procederà alla revoca di quel permesso di soggiorno. Ma se nel frattempo la persona ha cambiato datore di lavoro, se nel frattempo quella persona è stata vittima di una truffa, se pensava che il datore di lavoro aveva i requisiti perché l'asseverazione era giusta, si apriranno ovviamente tutta una serie di questioni molto importanti da capire come gestire. Perché la verità è che in teoria questo sistema vorrebbe produrre, giustamente a fronte di un'amministrazione, perché questo sta nella riforma della pubblica amministrazione, molto ingolfata da questa procedura, un alleggerimento. Dovremmo capire come si coniuga questo poi con i controlli successivi e con le persone che hanno cominciato la loro vita sul territorio. Vado avanti, eh? Allora, programmazione triennale dei flussi, come vi dicevo, quindi è stato previsto che nei prossimi 3 anni all'interno dei flussi entrano 452.000 lavoratori. Questi sono quelli di flussi, a questi si aggiungono tutti quelli fuori flusso. Ok, che adesso vediamo quali sono. Quali sono i settori? Sono tanti, sono aumentati, tendenzialmente sono abbastanza, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica. Per tutti questi è previsto il reddito di almeno 30.000 euro e all'interno di queste quote è previsto, come vi dicevo, quote riservate ai paesi con accordi di rimpatrio, che oggi sono fuori flussi, ma che hanno ancora la preferenza, perché il DPCM dice che per gli ingressi fuori quota, che sono in vigore e sono possibili, si è in attesa delle direttive concrete. Quindi in attesa di quelle direttive concrete, questo DPCM comunque riserva a quelle persone che sarebbero fuori flussi delle quote importantissime, grandi. È possibile, chissà, che se nel frattempo lo implementano le ridistribuiscano, come fu per le conversioni del lavoro. Però vedremo. Quote preferenziali per i paesi che promuovono campagne di sensibilizzazione, discendenti italiani, rifugiati, apolidi. Ma sono piccolissime queste. La maggior parte sono riservate ai paesi con accordi di rimpatrio o che stanno facendo accordi di rimpatrio. Finalmente torna un flussi sull'assistenza familiare. Era tanto che non ne vedevamo
Abbiamo visto la sanatoria, che prevede l'ingresso di 9.500 unità nel 2023, 9.500 lavoratori nel 2024, 9.500 nel 2025. Queste sono sganciate dai paesi. Sì. Non sono tanti, però questi sempre sono quelli in teoria dentro i flussi, perché appunto abbiamo quelli esatto, fuori flusso. Non ne vedevamo un po' di questo settore qui, quindi non è. E tu dici, quindi ne dovevamo fare di più. Sono d'accordo, però avevano fatto la sanatoria. Ah, su questi redditi sono quelli di DPCM, la circolare chiariscono che redditi sono quelli che abbiamo visto per la sanatoria, quindi il datore di lavoro deve avere almeno 20.000 euro. Se vive con più persone almeno 27.000 euro, se ha una patologia certificata che limita l'autosufficienza, si prescinde dal reddito. L'avevamo già visto con la circolare. Poi vi sono tutta una serie di lavori di ingresso per lavoro stagionale. Su questo non è cambiato molto, perché poi voi sapete che lo stagionale da qualche anno è anche un modo per entrare poi e rimanere sul territorio. Perché è possibile dopo 3 mesi, se non erro, adesso poi lo rivediamo, di effettivamente svolgimento della propria attività lavorativa, alle dipendenze del datore di lavoro che ti ha chiamato, poter rimanere e fare la richiesta di conversione di quel ingresso stagionale in un ingresso permanente per soggiorno, per lavoro. Quindi in realtà anche qui in teoria sono 82.550 persone stagionale nel 2023, 151.000 per il 2024, 165.000 per il 2025, principalmente per i settori turistico alberghiero e è prevista, oltre alla procedura di nulla osta automatico che abbiamo visto, anche una procedura ancora più semplificata per coloro che sono già entrati in Italia e sono riusciti regolarmente, per cui è prevista proprio una procedura di silenzio assenza. Io, datore di lavoro, faccio la domanda, se dopo un tot non ho la risposta, vuol dire che è autorizzato all'ingresso. Chiaro? Domande su questo? Allora, quali sono questi ingressi fuori quota? Tantissimi. Allora, l'articolo 22,1 bis che prevede ovviamente i fuori quota per tutte le persone che provengono da quei paesi con cui abbiamo gli accordi di rimpatrio, questo l'abbiamo già detto. In più è previsto un fuori quota ex articolo 23 del decreto legislativo 286 del 98, che sono quegli ingressi per quelle persone che partecipano a programmi di formazione professionali fatti nei paesi di origine. È molto interessante, questo sarà molto in evoluzione, perché ovviamente prevede che aumentino questi corsi professionali e che la persona possa fare questa richiesta di ingresso fuori quota attraverso un datore di lavoro entro 6 mesi dal termine. Quindi ci immaginiamo proprio che le organizzazioni datoriali che sono coinvolte possano fare formazione e poi facilitare l'ingresso fuori quota di cittadini, quindi in tutti i paesi coinvolti, non più quelli solo con gli accordi di rimpatrio. Poi probabilmente sono tutte collegate le cose, per cui molto spesso questi vengono finanziati col fondo premialità, che sono quei fondi che premiano paesi con cui facciamo gli accordi di rimpatrio. Però in teoria sono tutti i paesi ed è prevista proprio dalla norma transitoria per gli anni 2003, 2023-2024, fin tanto che non implementiamo e andiamo a regime con questi programmi, circa la possibilità di farle organizzare appunto alle organizzazioni datoriali nel frattempo. Quindi la possibilità per le organizzazioni datoriali di presentare progetti e promuovere questi corsi nei paesi di origine al fine di permettere l'ingresso. Un altro fuori quota che viene inserito è quello nell'articolo 27, cioè per persone che abbiano lavorato, questo riguarderà meno persone, però è comunque interessante, che abbiano lavorato per società italiane all'estero, oppure partecipate da paesi da e operanti partecipate da società italiane e operanti in paesi fuori dall'Unione Europea. Domande su questo?
non c'è un numero massimo. Non c'è un numero massimo e la, la procedura è la stessa che abbiamo visto per il quota, solo che non c'è la previa verifica della disponibilità della quota. Ok? Vedremo che succederà. C'è sempre l'asseverazione, la domanda che mi fanno tutti in questo periodo, ve lo dico, l'asseverazione è richiesta per tutti i tipi di datore di lavoro, quindi per i datori di lavoro provenienti dal paese dall'edilizia, ma anche per il, chi fa il, richiede l'ingresso per la, una assistente familiare. Anche quella si deve rivolgere ai consulenti del lavoro, alle organizzazioni datoriali per ottenere l'asseverazione. L'asseverazione è la verifica del reddito, la verifica delle condizioni di idoneità alloggiativa, immagino. La certificazione medica nel caso di non autosufficienza, le condizioni contrattuali del contratto collettivo nazionale. Non lo so io. L'hanno fatta adesso, credo che dipenda dai consulenti del lavoro. Probabilmente, non so se i sindacati si sono organizzati, perché i sindacati hanno dei consulenti del lavoro con cui lavorano, ovviamente per il contenzioso lavoro, perché sono quelli che fanno, però questo non ve lo so dire. No, in teoria no. Però le associazioni datoriali fanno una loro asseverazione, se il datore di lavoro fa parte della loro associazione datoriale. Vi do un paio di dettagli perché ci tenevo, poi probabilmente vedremo se ritagliarci un'altra, no, come vi dico. È chiaro questo? Perché è rivoluzionario anche quello che succede con i minori stranieri non accompagnati. Domande. Sì, qui è solo per darci un'idea perché lo vedremo già succedere e ci riguarda un po' tutti. Allora, i minori stranieri non accompagnati, quindi faccio proprio una spot, come sapete nel 2017 è stata una disciplina con l'approvazione della cosiddetta legge Zampa da parlamentare che ne fu promotrice. Quando ancora non erano i ministri a fare le leggi, ma i parlamentari. La legge Zampa, la 47 del 2017, che ha risistematizzato tutta la materia dei minori stranieri non accompagnati. Fu una legge criticatissima anche da coloro che si occupavano di minori, perché tutti si interrogavano sulla necessità di fare una legge ad hoc sui minori stranieri non accompagnati, perché dicevano creiamo un trattamento differenziato, per cui è a partire dalla Zampa che abbiamo un sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, paralleli rispetto a, che si interseca in alcuni punti, ma tendenzialmente completamente parallelo dei minori stranieri, dei minori in stato di abbandono sul territorio, cioè non stranieri, ok? E quindi ci fu all'epoca molta polemica, ma quella legge aveva anche tantissimi meriti, tra cui per esempio finalmente prevedere come si dovrebbe fare l'accertamento socio-sanitario per verificare l'età del minore. Non so se qualcuno se lo ricorda, ma fino al 2017 il minore che veniva al servizio dichiarandosi minore che dormiva per strada doveva essere accompagnato all'ufficio, al commissariato più vicino, sacrificando quella giornata lì. Quando arrivava il minore era chiudete le porte, no. Perché ovviamente era una procedura che non era prevista dalla legge, quindi totalmente rilasciata alla gestione della pubblica amministrazione, ovviamente che doveva fare un accertamento medico affidandosi a dei medici, perché quello che succede in moltissimi casi è che il minore non abbia un documento valido, un passaporto, perché lo straniero può essere identificato per legge solo attraverso il passaporto, in teoria. Se non aveva un passaporto, veniva sottoposto a una procedura per indovinare la sua età,
attraverso il suo corpo, questo è, di questo parliamo. Era una procedura così, che anche i medici legali, il cosiddetto pediatra axiologico, che è quello medico legale esperto nella determinazione dell'età attraverso lo sviluppo del corpo, dice è una procedura quasi magica, perché tu dovresti guardare il corpo della persona, hai determinati criteri, ma c'è un margine di errore che almeno è più 2 meno 2, che significa che io ti dico che c'hai 16 anni, ma ne potresti avere 14, ne potresti avere 18. Se io scrivo 16, potresti essere in questi 4 anni, quindi con un margine di errore altissimo. Così importante, perché ovviamente ne determina l'inespellibilità di una persona, che con la legge Zampa è stata sistematizzata ed è oggi una procedura giurisdizionale in cui c'è un fortissimo controllo del Tribunale per i minorenni e della Procura presso il Tribunale per i minorenni. Ecco, il decreto legge 133, mi sembra, 133 del 2023, quello che è in attesa di conversione, lascia l'impianto della Zampa su questo, cioè prevede la procedura ordinaria che funziona così, ve la dico proprio rapidissimamente per farvi capire la differenza. In teoria il minore viene prima accolto, già questo era fantascientifico nel 2017, la prima cosa lo devi accogliere, gli devi dare da dormire, ci devi parlare con il servizio sociale, col mediatore, poi lo accompagni, poi verifichi se ha disponibilità di documenti di identità, quindi non solo del passaporto, ma qualsiasi documento identificativo da cui possa ricostruire l'età. In quel caso non lo dovresti sottoporre all'accertamento sociosanitario, salvo che non pensi che sia illegittimo, che sia falso. Solo se è falso devi dire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni perché ritieni che è falso e chiedergli l'autorizzazione a fare l'accertamento sociosanitario. Non lo puoi tu, polizia, portare all'ospedale, ma è la Procura che ti deve dire dove portarlo, e alla Procura devi mandare il certificato, il referto della struttura, ed è la Procura che trasmetterà questo atto al Tribunale per i minorenni, che farà un decreto. Quindi oggi l'età viene accertata attraverso un provvedimento del Tribunale per i minorenni che attribuisce l'età. Ovviamente, in quanto provvedimento del giudice, può essere reclamato, quindi è soggetto a impugnazione, l'impugnazione è efficacia sospensiva, quel minore nel dubbio è sempre trattato come minore. Ecco, in teoria accanto a questa norma è previsto una procedura, l'ultima cosa. Come si fa questo? Se lo devo fare, me lo deve autorizzare la Procura, l'accertamento sociosanitario, e oggi il decreto legge dice, fa riferimento proprio al protocollo Ascone, che è un protocollo adottato presso il Consiglio Superiore della Sanità, che dice come fare questo accertamento, e ti dice con delle modalità mediche che si devono intersecare, che prevedono il coinvolgimento di personale sanitario formato, veramente il pediatra oxiologico, equip multidisciplinari, e l'accertamento è un accertamento sociosanitario, perché la prima cosa che devo fare è farlo parlare con l'assistente sociale, perché probabilmente ascoltando la sua vita, i fatti della sua vita, gli chiedo, ma tu sei nato prima della guerra in Somalia, dopo la guerra in Somalia, cioè, posso collocarlo temporalmente la persona, ok? Avere dei dati, e l'accertamento prevede solo se come ultima ratio la esposizione a sottoposizione a radiografie, la cosiddetta, noi prima del 2017 lo vediamo sempre, gli chiedevamo, ti hanno portato a fare, li facevamo agli afghanini che venivano al centro, e loro ci facevano sì, così, e avevamo capito che gli avevamo fatto l'espulsione sottoponendola all'accertamento dell'età. Ecco, quella procedura era illegittima perché, oltre che essere dannosa fisicamente, è anche molto, molto, molto poco affidabile, soprattutto se è l'unica procedura sanitaria con cui tu fai l'accertamento. Quindi è stato fatto un protocollo che si dice a invasività scalare, cioè ti dice tu prima fai il colloquio, se c'hai dei dubbi lo fai visitare da uno psicologo, se c'hai dei dubbi lo fai visitare da un pediatra ossiologico, se c'hai dei dubbi solo alla fine puoi fare la radiografia col metodo TWE3, lo vedremo scritti nei referti, che è quello tra tutti
più meno inattendibile, non quello più attendibile, quello meno inattendibile. E comunque devi indicare sempre il margine di errore, ok? Adesso questa procedura sociosanitaria, che pure viene stabilita dalla legge, perché viene, ci dice la procedura ordinaria deve fare riferimento al protocollo Ascone, è previsto che possa essere derogata. Quando? La norma, adesso io ve la leggo e poi mi dite se la capite, perché dice: in caso di arrivi consistenti, virgola, multipli, virgola e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera. Queste sono tutte virgole, quindi non è solo quando ci sono arrivi consistenti. Potrebbe essere, questa è sicuramente una norma che dovrà essere chiarita dalla legge di conversione, anche quando la persona è rintracciata per avere eluso il controllo di frontiera, potenzialmente sempre. Quindi bisognerà capire, poi chi lo definisce che siamo nella procedura straordinaria, che tu puoi fare la procedura straordinaria, ma la procedura straordinaria che dice? Torna al sistema pre-zampa, per cui lo decide l'autorità di PS, il giudice non è più coinvolto, per cui l'autorità di PS, quando ha bisogno nell'immediatezza di procedere all'accertamento, non è previsto neanche che vi sia prima l'accoglienza nel centro di prima accoglienza, come adesso. Lo dispone accertamenti sanitari, non sociosanitari, tra cui anche quelli radiografici. Non è qui, mentre il comma prima che richiama il protocollo Ascone, qui non è previsto. Quindi potrei fare anche solo la radiografia, forse. E come lo fa? Mi porta dove, non c'è scritto dove mi deve portare, perché dice solo che prima lo deve, non chiede essere autorizzato, deve comunicarlo alla procura che lo autorizza, ma lo può nei casi d'urgenza autorizzare anche oralmente. È facilmente immaginabile che sono le 7 di sera, l'autorità di PS dice: io ce l'ho qua, deve dormire qua, quindi io lo porto a fare l'accertamento, procura, ti sto chiamando, ma tardi, domani mattina mi mandi l'autorizzazione, intanto faccio la radiografia. Di questa radiografia faccio, quindi non c'è più l'autorità di PS, non c'è più neanche il mediatore obbligatorio. Sì, non c'è più il giudice, scusatemi, non c'è più quel passaggio della verifica previa di documenti anagrafici. No, non si dicono moltissime cose, esplicitamente si fa riferimento all'RX del polso. La norma, il comma successivo dice: di questo accertamento è redatto verbale, il verbale delle attività compiute. Verbale è come il verbale di denuncia, cioè probabilmente un verbale di PS, che dicono come quando andate a sporgere denuncia: oggi al commissariato dinanzi a me si è presentato tizio, abbiamo chiamato la procura alle ore, è arrivata l'autorizzazione alle ore, l'abbiamo portato lì. E non dice che io devo dare il referto come nella procedura ordinaria, dice che devo citare trasmesso alla procura contenente l'esito delle operazioni. Quindi verosimilmente io non gli do il referto in mano, gli dico: l'ho portato a, come facevamo a Ostia, come si, al Grassi, al pronto soccorso, gli hanno fatto la radiografia, il referto dice a 16, a 18 anni più 2 meno 2, magari perché 18 anni più 2 meno 2 è minore, a 20 anni più 2 meno 2. Esatto, e quindi ho il verbale, questo verbale di pubblica sicurezza è impugnabile, ma in 5 giorni invece che in 10. Non è l'impugnazione non è automaticamente sospensiva, e nel frattempo, appunto, io posso procedere eventualmente anche all'espulsione, trascorsi il termine in cui il giudice dovrebbe dire. Immaginate questo che cosa significa in frontiera. Ok, significa che tu in 5 giorni dovresti trovare un avvocato e poter fare ricorso. È stato così anche nelle navi quarantena, per dirci, cioè luoghi fisicamente lontani. Un conto è che viene a Zoc e dice: c'è il verbale, si trova un avvocato, e un conto è a Lampedusa.
probabilmente questa procedura. Sì. Sì, assolutamente. Assolutamente. Ma soprattutto penso, perché questo impatterà molto la frontiera, secondo me, numericamente, intrattenimento. Il che significa, perché il minore, non sapete, non è espellibile, non è respingimento, non si può fare respingimento, quindi non può essere trattenuto, ma se diventa maggiorenne può essere trattenuto. E se entro 5 giorni non fa ricorso, quel verbale di accertamento in teoria diventa definitivo. Ok? Dico solo l'ultima cosa, cambia anche le regole per la conversione del permesso di soggiorno da minore età a maggiore età e l'accoglienza dei minori. Vi dico le conclusioni. L'accoglienza dei minori cambia perché voi sapete, come abbiamo detto, la legge Zampa prevede l'accoglienza dei minori in centri per minori con un sistema, anche questo, come quello dei richiedenti asilo, normale, straordinario, straordinario che diventa normale. Com'è? In teoria nel SIPROIMI per minori e poi se non c'è posto nei centri del comune, se non c'è posto nel CAS minori, nei centri di accoglienza straordinari dei minori, che come gli altri, in virtù delle nuove norme, adesso avevano capienza massima di 50, quelli per minori, possono essere, la capienza può essere aumentata senza cambiare la superficie, si può arrivare fino a 75 posti, perché può essere aumentata fino alla metà. Quindi CAS minori, e se non c'è posto, per un termine di 90 giorni, se il minore ha più di 16 anni, nei centri per gli adulti. Questa è la cosa più inquietante, per cui minori in promiscuità viene totalmente passato, per cui nei CAS per adulti, e temo, perché la norma fa riferimento agli centri di quell'articolo 9 e 11, quindi non solo CAS, ma quando andranno a regime quei centri che ancora non abbiamo visti, i cosiddetti quelli di emergenza dell'emergenza, forse anche lì. La conversione della maggiore età non è più neanche così facile, perché anche questa al 18° anno devo chiedere il parere, come voi sapete questo non cambia, ma il permesso che mi rilasciano non può essere di più di 2 anni, quindi qualsiasi permesso mi verrà rilasciato, studio, lavoro, autonomo, al minore diventato maggiorenne è di 1 anno, e anche in questo caso è prevista l'asseverazione del consulente del lavoro. Per cui in teoria il datore di lavoro che mi voglia assumere dovrà dare al minore, al neo maggiorenne, la proposta di il contratto e anche l'asseverazione del consulente del lavoro che rispetta tutti i requisiti, bla bla bla. E in teoria questa asseverazione deve essere acquisita dalla questura, che non se no non ti può rilasciare il permesso di soggiorno. C'è l'attesa occupazione, c'è. Il permesso per minore età è ancora convertibile per attesa occupazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio. Però nel momento in cui prendo per lavoro, devo asseverare. Quindi attesa occupazione converto in lavoro, poi comunque dovrò avere l'asseverazione. Chiudo. Sì. Sì. Domande da casa? Non so, scusatemi, avrei altre 2000 slide, ci sono altre 2000 cose, però questo era. Ci sono domande? Prego. Sì, sì, la ripeto. E da quello che hai detto, se prendi di ore, verrà applicato questo sistema, immagino che lo aumenteranno sempre di più, no? Come dicevi, insomma, però per loro sarà sempre più difficile entrare nel sistema della vostra invece, no? Ecco, mi chiedo, ma queste quali sono? Ma che diritti hanno? Io penso alla Costituzione. Ripeto la domanda per chi è a casa, perché sembra non vi sentono. Allora, qui ovviamente si chiedono, abbiamo parlato di tutte le regole e le modifiche relative ai percorsi di persone che sono dentro al sistema e che quindi per i rinnovi, i permessi di soggiorno, eccetera, con ETIAS che li sicuramente creeranno un problema di quelli che sono dentro e non sono usciti.
verosimilmente sarà molto più difficile entrare regolarmente, ma ovviamente in realtà la domanda era: per loro la Costituzione, il rispetto dei diritti fondamentali, che cosa, come la mettiamo, immagino? Sì. Come la mettiamo con i diritti fondamentali, in particolare quelli fondamentalissimi? Ripeto, nel frattempo, se no me lo dimentico. Ma se viene sfruttato in maniera bestiale, come spesso come facciamo a rispondere allo sfruttamento? Allora, ovviamente questo non cambia, nel senso, arrivo con l'altra domanda, quindi come la mettiamo con i diritti fondamentalissimi e la Corte Costituzionale passerà al vaglio di queste nuove norme? Allora, non cambia nulla, cioè, non cambia nulla per cambiare tutto e non cambia tutto per non cambiare nulla, valgono entrambe le cose. Secondo me, ovviamente è una domanda da $1 milione complessa, però quello che dico è, ovviamente in realtà ci sono anche tutta una serie di cavilli burocratici di cui non siamo stati a parlare perché sono molto complessi, sulle domande reiterate, sull'accesso, sulla rinuncia della domanda di asilo. Cioè, il sistema sicuramente, idealmente, in parallelo facilita l'ingresso per lavoro e irrigidisce moltissimo il controllo sulle persone che sono entrate irregolarmente, forse quelle anche più bisognose di protezione, perché abbiamo avuto modo di parlare, ma l'idea che se entri al regime sia più difficile entrare irregolarmente, se entri irregolarmente c'è più trattenimento, c'è maggiore controllo di frontiera, c'è il trattenimento in frontiera, c'è questa extragiudizialità, sicuramente delle procedure per garantire il controllo ci sono. A questo i diritti fondamentali rappresentano sempre l'eccezione, nel senso che è chiaro che la Corte Costituzionale l'ha sempre chiarito, ma già da quando questo sistema rigido nasce, le persone sono poi comunque portatrici dei diritti fondamentali e in virtù di quei diritti fondamentali, a volte, anche se non ha rispettato l'ingresso, le regole sull'ingresso e il soggiorno, tu le devi poter far rimanere. Abbiamo visto, no? Tutti i permessi di soggiorno in deroga. Okay? Il problema ovviamente diventa l'accesso alla giustizia di queste persone, cioè permettere a queste persone che sono poi portatrici di diritti, farli valere e trasformarli poi in un percorso di regolarità. Quello ovviamente è una questione più complessa su cui, ecco, poi noi nel quotidiano un po' lavoriamo, no? Nel senso di dire, è chiaro che la vita di tutti i giorni, caso per caso, ha delle conseguenze su questo, quindi cerchiamo di far emergere le vulnerabilità, le storie, per poter capire come tutelarle. Se ovviamente il sfruttamento, ci sono le norme sullo sfruttamento, se ha bisogno di protezione si fa la protezione, eccetera eccetera, ovviamente consapevoli che sicuramente il sistema presenta più rischi. Anche questa cosa del trattenimento fino a 18 mesi non è banale, adesso che andiamo a indirizzare qualcuno a fare una domanda di protezione la palpitazione diviene 6 volte in più, cioè se poi per qualche ragione lo trattengono è fino a 18 mesi, cioè un anno e mezzo di detenzione cambia la vita di una persona. Però sì, cioè no, quello non cambia, in realtà il problema è farlo emergere sempre, come sempre. Prego. I digital nomadi no, cioè il lavoro altamente qualificato, peraltro io i digital no, allora la domanda per la casa, tutte le persone che lavorano, immagino, digital nomadi sono tutte quelle, tecnicamente la traduzione è tutti coloro che lavorano a livelli digitali, quindi con competenze
di gestione di lavori online, che svolgono funzioni online e che le svolgono da qualsiasi luogo. Non rientrano in sé per sé come categorie, cioè l'articolo 27 non prevede una categoria di digital nomadi, cioè dipende la persona poi concretamente che funzioni, perché l'articolo 27 prevede l'ingresso particolari e di eccezione per certi tipi di lavoratori altamente qualificati, con certe imprese di certi tipi, ok? Sì, ovviamente, svolgi una mansione che noi oggi abbiamo definito digital nomad, ma potrebbe essere la qualsiasi questo digital nomad, che rientra in quei requisiti, sì, ma non c'è nell'articolo 27 una persona che svolge, perché questa figura professionale nello specifico non è previsto, è previsto alcuni tipi di soggiorno di alto qualificato, di figure dirigenziali, figure di infermieri, cioè alcuni tipi di mansioni che sono eccezionali. Quindi poi dipende se svolgi quella mansione e quel datore di lavoro c'ha quei requisiti. Altre domande? Nella chat qualcuno? Non vedo, non vedo mani alzate. Paura. Ah, una domanda, Katia. Per un cittadino albanese già presente sul territorio con un permesso non convertibile, che già lavora, può essere fatta la richiesta di visto per il decreto flussi? Trattasi di un padre di una bambina molto malata, titolare di un permesso per cure mediche per poveri, che lavora per mantenere la famiglia. Prima o poi mi arrestano queste definizioni così. Allora, trattasi di un padre. Allora, io direi che no, non gli consiglierei nemmeno di fare i flussi. Ovviamente la questione va approfondita, ma se la persona ha un permesso di soggiorno qui, piuttosto cerchiamo di perché non convertibile, immagino, perché facciamo riferimento al cure mediche, ma la situazione individuale va approfondita, bisogna vedere il cure mediche quando è stato rilasciato, perché non tutti i cure mediche non sono convertibili, abbiamo visto l'altra volta, vi è una norma intertemporale che definisce quando diventano non convertibili, sono non convertibili solo quelli rilasciati dopo l'approvazione della legge. Quindi io non so dove si trova questa persona, ma anche perché poi cure mediche non è cure mediche, protezione speciale non convertibile, non sono convertibili in un permesso per lavoro, ma ci sono tutta una serie di altre convertibilità possibili, tra cui per motivi familiari, residenza elettiva, eccetera, eccetera, che andrebbero approfonditi meglio prima di indirizzare una persona ad una procedura che probabilmente è solo dispendiosa, cioè quella dei flussi, e che in teoria non va bene perché è pensata per persone che devono fare ingresso sul territorio. Ok, tutto chiaro, grazie. Laura Salutini, prego Laura. Scusate, volevo chiedere una cosa che non mi è chiara, ma quali sono le differenze, qui credo che si apra un mondo, però almeno le cose sostanziali, di differenza con la vecchia legge Bossi-Fini? Cioè, perché questi sono tutti decreti e leggi venute fuori col nuovo governo. Allora, chiamiamo il governo Meloni, no? Diciamo, la prima cosa che diciamo sempre è che la Bossi-Fini non era altro che un altro decreto, nel senso che in realtà la norma di cui parliamo non è la Bossi-Fini, ma il decreto legislativo 286 del 98, turco-napolitano peraltro. Sempre interessante fare i passaggi, per cui è la legge, il testo unico per l'immigrazione, che articola tutte le regole relative all'ingresso, il soggiorno e la condizione giuridica dello straniero. In questo, all'epoca, ce lo ricorderemo per sempre, nel 2002 ci fu la legge Bossi-Fini, ma la legge Bossi-Fini è come il decreto Cutro, è una norma tra le tante che ha previsto delle modifiche. Noi ce la ricordiamo perché a livello emotivo impattante fu la prima volta che sentivamo, dopo una riforma del testo unico per l'immigrazione, cioè che era quella del testo unico per l'immigrazione, una impostazione securitaria molto forte, e quindi sembra che tutte le cose securitarie vengono dalla Bossi-Fini, ma in realtà la Bossi-Fini è uno dei mille decreti che si sono susseguiti dal 98 ad oggi. Quindi la differenza è nessuna, perché anche lì è una decretazione, fu una decretazione d'urgenza, e anche oggi è stata una decretazione d'urgenza.
parlo ad una persona che sta all'estero, che tu non conosci. No, è questa la cosa incredibile. No, allora la cosa che no, lo ripeto, questo è un falso storico, nel senso che in realtà questa impostazione nasce col testo unico per l'immigrazione. La differenza qual era? Era che fino alla legge Bossi-Fini c'era anche un altro modo di entrare, che era la cosiddetta sponsorship, cioè la possibilità, come noi ce lo ricordiamo dei nostri nonni quando andavano, che potevano entrare per cercare lavoro per un periodo se sponsorizzati da qualcun altro. Quello sparì, ovviamente, quindi questo modo rigido, che però nasce col testo unico per l'immigrazione, rimase l'unico modo. Per tanti anni si è riparlato, ci sono state bozze di riforma in cui la sponsorship veniva rimessa in discussione, ma in realtà è per questo che sarebbe interessante. C'è un libro molto bello di Michele Colucci, che è uno storico dell'immigrazione, bravissimo peraltro, invece, ricercatore, se vi alle conferenze, i podcast sono bravissimi, è bravissimo, che fa proprio questa cosa della storia delle migrazioni in Italia e ricostruisce un po' come certe cose in realtà nascono, poi si cristallizzano con la parte securitaria, oppure alcune cose nel momento securitario c'è la sparata e poi si cristallizzano, cioè per esempio la paese di origine sicuri o la procedura di frontiera nasce col Salvini, ma il decreto Lamorgese, che ha tantissimi pregi, per esempio quello di aver rimesso la protezione speciale, cristallizza le procedure di frontiera, cioè c'è un alternarsi nella riforma che è molto interessante. E in realtà, appunto, è un falso storico quello che per cui, cioè, con la Bossi-Fini diventa l'unico modo di ingresso per lavoro. Sì. Sì, ma sia così in talento piuttosto che non lo vedete su altra parte. Cioè, quindi se c'è, lei mi accennava, dopo lo vorrei dire, cioè, se vogliono favorire in più la parte dell'ingresso regolare del lavoro, sì, e scoraggiare il resto. Sì, da qui lo colleghi alla domanda sull'albanese? Ok, collegato alla domanda dell'albanese, possiamo dire che proprio c'è un'impostazione normativa per cui si vuole scoraggiare molto di più l'eccezione? È l'uso dell'eccezione che effettivamente negli ultimi anni è cresciuta molto, tornando ad uno schema che la riforma sembrerebbe suggerire, di ingressi regolari per lavoro, maggiori ingressi per lavoro. Probabilmente è così, magari fosse così, sembrerebbe essere così, ed è interessantissimo come in realtà venga in un momento storico in cui si fa un racconto della migrazione e della necessità di ridurre fortissimo, mentre in teoria, se questo sarebbe lo spirito, dovremmo raccontare che stiamo facendo crescere entrate regolarmente, no? Beh, bisognerebbe vedere come funzionerà. Io penso che una vera riforma dovrebbe scardinare il meccanismo che è il datore di lavoro a chiamare, perché quello comunque comporta delle storture pazzesche. Nessuno assumerebbe mai qualcuno in casa senza averlo mai visto, no? Però, e quindi passa, e quindi questo come si combina con ETIAS? Esattamente come dicevamo prima, quindi da una parte sembra così, ma la verità è che io penso che, ed è probabilmente così, condivido, e la verità è che tutti lo auspichiamo, che si torni ad un sistema per cui se fosse più facile entrare nessuno arriverebbe in quel modo come noi, che noi conosciamo bene, no? Però per far sì che sia veramente facile entrare, credo che devi un po' sganciare quella ricattabilità che sta dentro al rapporto di lavoro e che fa sì che nel nostro ordinamento costituzionalmente è prevista una tutela del lavoro che prevede che datore di lavoro e lavoratore non siano nella stessa posizione, cioè questo è il principio base del giudice del lavoro, e questa roba dovrebbe essere scardinata anche a livello di ingressi del lavoro. C'è un articolo molto bello che racconta proprio di questa schizofrenia, perché l'immigrazione si è messa sempre di più rigidamente in questa logica del lavoro subordinato a tempo indeterminato col datore di lavoro, così, in un mondo che andava
in un'altra direzione con il contratto a termine, con il lavoratore autonomo, eccetera, eccetera. Quindi il paradosso sta pure qui, che non ha mai risposto a quello che erano le regole del mercato del lavoro e alla regolamentazione del mercato del lavoro. Però sì, in teoria, questa sembra che mi piace a chiacchierare, in teoria la risposta è che sembrerebbe di sì, anche se nel racconto ovviamente questo non viene fatto, e io lo trovo molto interessante. Altre domande? Che io se no fino a stasera ci sto, prego. I progetti di prepartenza di informativa di formazione, ok, adesso poi la ripeto per casa, le persone possono entrare. Sì, 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 e nell'accordo Italia-Tunisia c'è questo. Poi non sono in grado di portare le persone formate a una comunità. Sì. Tra l'altro hai creato anche le trasferimenti, perché poi c'è un vedere, giovani, tutti quanti. Sono quelli che senti visto, sono col visto ancora, quel poracci che ancora sono al visto. Sì, era un commento più che una domanda assolutamente sacrosanto che ricondivido da casa, cioè l'idea, no, che appunto si condivideva questa idea che c'è stato durante un incontro lì, una puntata di una trasmissione televisiva di come non funzionassero questi programmi di formazione all'estero, che generassero molte aspettative, e di fatto quegli ingressi articolo 23 che oggi sono fuori flussi non funzionassero. Vedremo, nel senso che appunto quanta frustrazione possono portare e quanto potrebbe essere interessante invece, certo dipende pure che funzioni e che settori hai. Perché poi stiamo sempre parlando di un mercato di lavoro e di settori di persone, ma forse l'edilizia è già più lanciata nel pensare di assumere braccia, ovviamente con grandi questioni relativamente allo sfruttamento che sono importanti, perché appunto però per il lavoro familiare, per esempio, io ritengo che è ancora impossibile quella cosa lì della... settori di industria. Sì, no, ma secondo me è super interessante. Vediamo se il fuori quota funziona. Non ha funzionato. Infatti la grande scommessa è rilanciarlo questo 23. Sì, sì, la questione di sempre, ma quella è la grande questione del workfare, cioè far incontrare domande e offerte in una maniera efficace è la grande questione. Ci siamo? Beh, io vi ringrazio. Speriamo di aver registrato, sì, così. La chiamata interrompi la registrazione. La registrazione verrà salvata su Google Drive, eh? Mm.